Per valorizzare le bontà e le genuinità culinarie di un territorio non si può più agire da soli, serve mettersi a sistema, fare rete. Ed è ciò che hanno fatto, ad esempio, l'azienda agricola Santa Maria di Pico e l'azienda Russo Terra di San Benedetto di Cassino insieme a Pepper Dop di Pontecorvo, che si sono unite attraverso il sito eccellenziasociale.it. Lo scopo è proprio quello di aiutarsi uno con l'altro come produttori, pure perché diciamo che con questi periodi un po' particolari è sempre meglio mettersi insieme e fare rete che non rimanere da soli nel territorio. Oggi, nella situazione tra l'altro che stiamo vivendo, l'associazionismo e l'unione credo che sia alla base di tutti i sistemi di mercato, perché si riesce ad avere una maggiore visibilità e una maggiore incidenza sul mercato. Nell'azienda di Pico la specialità è il maiale e si punta su prodotti a chilometro zero, prodotti ottenuti dalle carni di suino della Nero Casertano. L'allevamento è allo stato brado, un allevamento proprio con tutta la cura del benessere animali. Il maiale principalmente mangia mais, orzo e granturco. Poi dall'allevamento passiamo alla lavorazione del maiale, proprio sempre nello stesso, diciamo, un prodotto a chilometro zero. E principalmente facciamo la lavorazione di questo maiale nero, facciamo tutti i tipi di prodotti, principalmente la salsiccia fresca, la salsiccia stagionata, pezzi di proprio maiale al fresco, e la stagionatura è una stagionatura completamente al naturale. Se le carni sono un'eccellenza, lo stesso si può dire di altri due prodotti caratteristici come olio e vino, ed è qui che entra in gioco l'azienda agricola Russo Terra di San Benedetto. Tutte le fasi le facciamo in azienda, cioè dalla produzione alla trasformazione, all'imbottigliamento, che potremmo chiamare trasformazione ma non è una vera e propria trasformazione, alla vendita. Per quanto riguarda l'olio, mettiamo sul mercato un prodotto della zona, diciamo tra l'altro conosciuta, e quindi il cliente vuole avere questo tipo di approccio, vuole avere questo tipo di contatto e vuole avere questo tipo di disponibilità di prodotto del quale conosce l'origine, conosce la nascita e conosce tutto l'iter fino al suo tavolo. Abbiamo degli uliveti tradizionali con le nuove varietà che hanno un incremento di produzione e hanno soprattutto un risparmio di manodopera per quanto riguarda la coltivazione. Nella nostra produzione abbiamo una Tina Cabernet DOC, cioè un Cabernet Sauvignon ormai diciamo acclimatato nella Valle di Comino. I vigneti sono situati in comune di Sant'Elia Fiume Rapido e abbiamo un bianco, un Maturano che è un vitigno autoctono. Eccellenziasociale.it è aperto all'adesione e all'ingresso di chiunque possa essere interessato.